E ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale. Io sono Rick, rieccoci qui con un nuovo video. Ormai i video sono sempre più radi, perché purtroppo il periodo è questo, però in occasioni come queste non si può appunto non filmare il tutto. Andiamo infatti a vedere, a fare l'unboxing insieme di Dragon Ball FighterZ Collector's Edition, personalmente un gioco che attendevo con trepidazione spasmodica, non so se si possa dire, ma va bene lo stesso, in quanto essendo io un fan di Dragon Ball da sempre, ormai lo seguo dal 94. Forse prima, non ricordo, cioè davvero non vedevo l'ora che uscisse e quindi sono corso a prenotare la Collector che sono fortunatamente riuscito a trovare. Allora, intanto sì, non è molto pesante, ma comunque insomma fa lo stesso la sua bella figura. La copertina anteriore è davvero fantastica con i tre Saiyan, diciamo, più importanti, quindi Goku, Vegeta e Gohan. Dopodiché, di lato, abbiamo la figura del contenuto, della statua che c'è all'interno, di qua anche, e nel retro, chiaramente, troviamo la descrizione di tutte le componenti di questa Collector's Edition che andiamo a vedere. Allora, vabbè, al di là della frase di rito, il vero potere non conosce limiti. Poi ci vengono mostrate, ci viene mostrato il contenuto che è appunto il gioco, chiaramente, il box. Va bene, grazie, grazie mille. La steelbook è esclusiva del gioco, le tre praticamente carte, lui quale chiama artboards, quindi diciamo tre cartoline, e dopodiché il pezzo forte, chiaramente il diorama di Goku alto 18 cm con la colorazione esclusiva Manga Dimension. Chi si intende un po' di figure sa che recentemente, poi non neanche tanto recentemente, ma ad ogni modo è uscita una colorazione particolare. La Bandai sta facendo uscire delle statue in colorazione particolare che si chiama appunto Manga Dimension, che riprende il colore effettivo usato negli anime, nei cartoni animati, quindi l'effetto che poi si ha è praticamente una statua che sembra uscire dal cartone animato direttamente, sembra proprio il personaggio, in questo caso di Dragon Ball, del cartone reale. Comunque, al di là delle mille parole, adesso andiamo a vedere il tutto, quindi capirete meglio di quanto io possa spiegarvi. Allora, chiaramente versione PlayStation 4, chiaramente no, però vabbè, fondamentalmente è la stessa. Il gioco è un picchiaduro bidimensionale con grafica cel shading, che io trovo strepitosa perché è davvero uguale, sembra davvero di guardare l'anime mentre si gioca. È davvero fantastico. Intanto tolgo la carta, il cellophane. Sfiliamo, ecco qua, sfiliamo la copertina di cartone ed ecco qua il box. Box che, ok, perfetto. Allora, davanti riproduce l'artwork che c'è anche in copertina e dietro, lateralmente anche, ma dietro si vedono i tre nemici principali. Bellissima questa cosa, davvero fantastica. Majin Buu, Freezer e Cell, o Friesa, come volete chiamarlo. Andiamo a sollevare la parte superiore con molta calma. È davvero ben pressurizzato, nel senso che si fa davvero un po' fatica a togliere tutto. Portate pazienza,
come al solito tendo a non far tagli per farvi vedere tutto, tutto, tutto. Ok, come se foste voi a fare l'unboxing. Ecco qua. E abbiamo, allora, subito ci viene presentato il gioco, che poi andremo a vedere più nel dettaglio, e la steelbook. Steelbook davvero molto bella, bella a dir poco. Guardate, andiamo ad aprirla e forma un unico artwork, una sorta di splash page, diciamo così. E guardate tutti i riflessi, davvero bellissima, all'interno c'è la devastazione del pianeta Namek, davvero bellissima. Mettiamola da una parte, dopodiché qui abbiamo anche questa una bella copertina, tra l'altro cura maniacale per tutto, perché non è una bustina lasciata così a se stessa, ma presenta anche qui il logo del gioco. Andiamo ad aprire il tutto con molta calma e attenzione. Ed ecco qua. Ok, le cartoline esclusive. Vediamo se riesco. Ok. Tutte e tre impacchettate e incelofanate a loro volta singolarmente, quindi cura estrema, ripeto, e queste sono di una bellezza incredibile. Guardate, guardate. Cioè, guardate gli effetti, spero che possiate vederlo. Io non sto qua adesso a togliere anche questo cellophane, perché sennò davvero finiamo domani mattina. Ma guardate, tutto dorato, i dettagli. Guardate questa, ragazzi. Davvero bellissima. E per finire, C17, C18, anche qua effetto dorato. Bellissime, davvero. Non sono delle semplici cartoline come avevo pensato, ma proprio guardate come sono spesse. Sono proprio guardate, non sono di carta. Sì, saranno di cartone, ma è un cartone davvero molto, molto duro e spesso. Quindi sono quasi delle piastrelline, mi verrebbe da chiamarle. Davvero potreste metterle senza problemi in bella mostra in camera, perché sono davvero bellissime. Andiamo a mettere da una parte anche questa. Qui abbiamo nulla, solo un cartoncino. E vediamo qui. Ok, togliamo questo, e abbiamo, come dicevo prima, il pezzo forte della collector, ovvero, lo giro per fare prima, il diorama di Goku in colorazione particolare. Allora, tra l'altro mi sono sbagliato prima, scusate ragazzi, non è la Bandai ma è la Banpresto che sta facendo questa collezione. Io mi sbaglio sempre con i nomi delle due aziende, quindi mea culpa, scusate. E già qui si può vedere che la cosa è notevole. Ed eccolo qua. Ebbene, sposto un attimo la telecamera. Ok. Allora, andiamo ad aprire. C'è lo scotch pure qua, eh? Allora, eccoci. Tagliamo. Tutti i pezzi di scotch, sopra non ce n'è bisogno, sotto nemmeno, e andiamo a vedere da vicino la statua, che
Davvero, davvero impressionante per i dettagli. Guardate, eccola qui. Vedete cosa intendevo prima? Guardate, sembra proprio il cartone animato. C'è questa colorazione particolare con tutti i riflessi bianchi che a me personalmente fanno impazzire. Cioè, guardate la faccia di Goku. Vedete, sembra proprio l'anime. Quindi è una colorazione che appunto si chiama Manga Dimension. Per così far sembrare particolarmente, passatemi i termini, realistiche le action, cioè come se voi steste proprio guardando l'anime. Quindi davvero, davvero immersione totale. Queste qui fanno una scena incredibile una volta che le avete esposte poi in una teca o comunque ecco in casa, fanno davvero, attirano davvero gli sguardi, sono davvero bellissime. La statua è anche abbastanza grande, come potete vedere, cioè guardate la mia mano, questi sono più o meno 20-22 centimetri, quindi alla fine con il basamento e tutto, sì, siamo sui 20 centimetri, più dei 18 secondo me. Comunque vabbè, era giusto per darvi un'idea. Io ve la faccio rivedere ancora. Guardate qua. Davvero, ripeto, io impazzisco per questa colorazione. Davvero stupenda, ragazzi. Allora, mettiamo qui un attimo la statua, la figure, e andiamo a vedere il gioco vero e proprio. Andiamo a sbustare, se mai ce la farò. Questa volta non vuole aprirsi, quindi dobbiamo ricorrere ancora al nostro fido taglierino. Stavolta la linguetta ha fatto cilecca, la classica linguetta che spesso mi aiuta, questa volta non ne vuole sapere di collaborare. Ed eccoci qua. Allora, il gioco poi si presenta, andando a vedere anche dietro, vabbè, una versione multilingue anche nella copertina, quindi vedete le varie lingue e il vero potere non conosce limiti, quindi riprende la scritta chiaramente all'esterno della collector, scusate, classiche immagini varie che già ti fanno vedere il gioco come è davvero molto fedele all'anime e le specifiche sono uno o due giocatori, chiaramente da 2 a 6 online, 6 giga di spazio minimo, quindi davvero poco per quello che siamo abituati. DualShock, vabbè, Remote Play supportato, 1080p e miglioramento delle prestazioni su PlayStation 4 Pro, quindi cosa molto interessante. Stessa cosa vale per Xbox One X, anche infatti sulla console di casa Microsoft il gioco rende di più con la versione potenziata della macchina, chiamiamola così. Allora, apro piano piano per non mostrare codici particolari. Qua abbiamo l'artwork classico che abbiamo visto anche in copertina. E qui, vabbè, bene o male, non c'è praticamente niente come ormai ci siamo abituati. Abbiamo solamente, vabbè, dei codici. Fondamentalmente non c'è niente, è tutto merchandise. Quindi copertina del gioco e contenuto della confezione del gioco in sé molto, molto povera. Eccoci qui ragazzi, qui sì ho fatto un taglio, ma solo per andare a farvi vedere nell'interezza tutto quello che contiene questa, secondo me, splendida Collector Edition o Collector's Edition, che dir si voglia. Che dire, sì, sono un fan sfegatato di Dragon Ball, ma devo dire la verità, la qualità, secondo me, di questa edizione è davvero innegabile. Come al solito possiamo stare qua a disquisire su quanto siano giustificabili o meno 130 euro per un gioco, una statua e tre cartoline, per quanto fatte bene, per quanto tutte le cose siano fatte davvero bene, poi ognuno trae chiaramente le proprie conclusioni. Per me è una delle collector davvero con il rapporto qualità-prezzo più alto che ci sono in circolazione e che io abbia visto perlomeno nel recente passato. Ripeto, la statua ha una qualità pazzesca, le cartoline per quanto siano solamente dei pezzettini, dei quadrati di cartone spesso, comunque sembrano davvero dei quadri che
che potete esporre senza, dei mini quadri che potete esporre assolutamente senza problemi in camera vostra, anche, perché no, attaccati anche alla parete, tutti e tre insieme, un piccolo quadretto lo possono formare. Non per ultima anche la qualità della confezione è davvero elevata, ecco. Chiaramente tutto confezionato appositamente ad hoc per i fan della serie. Che dire, ragazzi, io quindi vi ringrazio per aver passato un po' di tempo in mia compagnia e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao, ragazzuoli!